nostro viaggio in Molise oggi ci porta a Ripali Mosani, dove è stato inaugurato un oratorio soprattutto per i più piccoli, in cui potranno essere accompagnati dalle catechiste verso i sacramenti della comunione e della cresima. Importante l'omelia del Vescovo Bregantini e anche le parole di Don Moreno, che hanno sottolineato quanto sia importante oggi condividere nel segno della comunità le iniziative di pace e di speranza che verranno messe in campo. Restate con noi in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Qui a Ripali Mosani, diciamo, un ospite di eccellenza, c'è anche il busto reliquiario di San Gabriele della Dolorata. Non poteva mancare il busto di San Gabriele, la sua reliquia, perché questo oratorio è a lui dedicato, perché 8 anni fa abbiamo avuto il corpo intero di San Gabriele, che per 3 giorni agli inizi di marzo e sono stato nella nostra comunità. Poi l'anno dopo il cardinale venne a benedire la posta della prima pietra di questo oratorio e oggi, nella solennità di San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, insieme con San Gabriele, la prima parte del sogno si è realizzata nell'aprire questo nuovo oratorio per la nostra comunità, ma anche a disposizione delle comunità limitrofi, perché non dobbiamo dimenticare che questo centro ce l'ha donato la CEI e quindi la CEI rappresenta tutto il popolo italiano e quelle persone che dicono dove va a finire l'8 per mille, ecco, l'8 per mille, la CEI ci ha, come ha realizzato il nostro oratorio qui, ma in tutta Italia la CEI realizza chiese e luoghi per le comunità parrocchiali, soprattutto in quelle comunità dove mancano i locali, perché se mancano i locali la pastorale è un po' difficile farla, però avendo i locali, poi in questo periodo così turbolento tra la pandemia prima e la guerra adesso, dove possiamo riunirci, pregare soprattutto anche per quelle persone che soffrono per la guerra. Da oggi inizia un lungo cammino da poter camminare insieme anche, come dicevo, con le comunità limitrofe, affinché questo luogo porti frutti e di quei frutti di cui abbiamo bisogno. Ecco, infatti il Vescovo sottolineava che una chiesa avrebbe diviso la comunità di fedeli, mentre invece questo oratorio non può che essere battezzato oggi nel segno dell'unità e della comunità tra le persone, soprattutto per i più piccoli che hanno partecipato con messaggi molto belli. Sì, anche perché i proprietari sono loro, i piccoli, la nuova generazione. La chiesa arriva prima dello Stato. Nei luoghi dove non c'è niente, la chiesa arriva immediatamente, arriva subito per tenere qui sopra un centro, qualcosa doveva nascere per tenere vicini e tenere collegate queste famiglie, perché scendere giù, anche perché essendo una zona nuova, tante persone, famiglie giovani, ritornano nei propri paesi, dalle proprie famiglie fine settimana, quindi la chiesa non era tanto poi frequentata. E poi insieme con l'arcivescovo e con il consiglio pastorale abbiamo deciso di costruire questo, di trasformare la chiesa in oratorio, che poi, come questa sera, anche celebrare, fare gli incontri con le famiglie, celebrare la Santa Messa e poi fare un momento di festa
insieme, perché si unisce, come si dice, l'utile al dilettevole. Quindi questa struttura è per questo, per tenere fermi, per tenere uniti, e come dicevo poco fa, da questo centro deve scaturire raggi di amore. Oggi inaugurato il nuovo oratorio a Ripali Musani, un posto che, ha ribadito anche il sindaco, serviva a questa comunità che, bisogna dire, ha risposto davvero molto bene. E lei ha ricordato che in questo giorno, il giorno del padre, della famiglia e della casa, è veramente, insomma, una bella coincidenza inaugurare questo posto per i ragazzi. È una cosa molto bella, veramente, ringraziamo il Signore. È nata da un'esigenza. Aver studiato il territorio complesso di questa bella comunità, il centro storico, la realtà del convento, la realtà di Ontapede, il futuro, abbiamo voluto dire: Signore, aiutaci a dare a ogni luogo un segno di sacralità e di santità. Ecco allora perché anche nella gioia esultante di questo coro possiamo dire grazie a Dio, grazie alla CEI, che ci ha dato un contributo notevolissimo, grazie a Don Moreno che l'ha voluto tenacemente seguito, grazie ai benefattori che sono stati molti, alle autorità, al comune. È veramente uno sguardo al futuro, anche alla zona industriale, uno sguardo ai giovani. Noi siamo certi che Dio benedirà questo luogo e ci aiuterà a renderlo sempre più bello e più gioioso. Nella sua omelia lei ha detto che è rimasto colpito dal nome di questa piccola contrada. Perché? Ontapede, come mi hanno spiegato gli anziani, è un nome antico che vuol dire c'era un ruscello che passava, bisognava passare dall'altra parte, avere un passo che va oltre, un passo veloce, un passo di futuro. Questo è ciò che mi ha colpito. Ecco, d'altronde lei ha anche ricordato nella parabola dell'albero di fico che bisogna non lasciare andare, ma insistere e resistere. È quello che è stato fatto proprio per la costruzione di questo spazio, e infatti il risultato, possiamo dire, si vede. Sì, il Vangelo usa due parole. Uno, di fronte a un albero di fichi che non produce, i pessimisti dicono taglialo. Invece gli ottimisti dicono lascialo, proveremo ancora. Questa è la parola di oggi, guai fermarsi, guai dire a mio figlio non riesce, mai dire non ce la facciamo più, mai dire i problemi sono troppi, la mia famiglia è desolata. No, vai avanti, lascialo, vai, lavora, insisti. E vedrai che Dio ti benedirà. Ecco, è un messaggio molto bello. Lei ha anche concluso la sua omelia con un altro messaggio davvero profondo di pace, di comunione, ma soprattutto di comunità in questo periodo così drammatico. È quello che si augura per questo oratorio? Sì, il non temere, che l'angelo ha detto al momento di amarezza, di problema che aveva Giuseppe, è servito a ridare la luce e il coraggio. Anche oggi non dobbiamo temere, io sono convinto che se preghiamo sempre più la pace ci sarà data, ci sarà ridonata. Grazie. Sindaco, un nuovo oratorio qui a Ripali Musani, un posto che offrirà ai ragazzi momenti di convivialità e il percorso verso i sacramenti più importanti. Un bel traguardo oggi. Sì, un ottimo traguardo per la comunità di Ripa, perché si arricchisce di un ulteriore immobile che sarà strumento di occasione e di incontro e di preghiera, soprattutto per questo periodo brutto che stiamo attraversando. Preghiera per fare in modo che giungano fino, diciamo, a quelle persone, diciamo così, a
dai cuori duri e dalle menti ottuse che stanno creando quei disastri che vediamo tutti i giorni. Lei ci teneva particolarmente? Sì, tutta la comunità ci teneva e speriamo che oltre a questo arriveranno i fondi anche per la Chiesa, in modo tale che tutta la comunità sarà finalmente aperta e potrà finalmente usufruire di quelli che sono i luoghi religiosi di questo territorio. Sindaco, un'ultima domanda, insomma la comunità ha risposto bene, l'oratorio è pieno di persone, bisogna dire che mancava un posto così qui in questa piccola contrada da questo nome così particolare. Sì, è una contrada nuova, ricca di famiglie, ricca di bambini e quindi ovviamente un luogo di aggregazione come questo è proprio quello che mancava per completare, diciamo, questa contrada. Ci ricorda solo il nome di questa contrada e ci spiega quello che significa? Contrada Iontapede, e che vuol dire guardare avanti. La nostra puntata finisce qui, ma vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sui nostri canali 11 per il Molise, 96 per l'Abruzzo, 880 per gli amici del Lazio e ovviamente sui nostri canali social e sul sito www.telemolise.com.